Flavio Cattaneo ha lasciato il suo posto di amministratore delegato, di CEO di Telecom, ed è, diciamo, ha ottenuto, o dovrebbe ottenere, a quanto si dice, una liquidazione di circa 30 milioni di euro, anche in ragione del fatto che i suoi risultati in quell'azienda sono stati positivi. La cosa ha creato un certo scandalo. Adesso ne parliamo con Marco Bentivogli, che è il segretario generale della FIM CISL. Buonasera Bentivogli e benvenuto a Zapping. Anzi, bentornato, buonasera. Perché è un nostro gradito ospite in molte occasioni. Allora, grazie, 335-699-2949, SMS e WhatsApp, perché mi interessa sapere la vostra opinione. E comincerei da quello che ha detto Cattaneo, Bentivogli. Ha detto: la cifra che mi verrà attribuita non ha nulla di scandaloso. Ho la coscienza a posto. Io sono un professionista e non un normale manager. Chi mi chiama in azienda lo sa e ci si accorda di conseguenza. Non a caso solo il 10% della mia retribuzione è fissa, mentre il 90% è variabile e dipende dai risultati raggiunti. Insomma, dice Cattaneo, io sono un professionista sul mercato, questa è un'azienda privata, abbiamo fatto questi accordi, quindi perché vi scandalizzate? Secondo lei c'è da scandalizzarsi o no? Ma onestamente sì, io credo che questi compensi debbano avere un minimo di correlazione, sì, con i risultati anche. Ecco, io non sto qui a giudicare il lavoro di Cattaneo alla team, ma che tra 11 e 15 mesi di lavoro, oltre il compenso, perché questi 30 milioni di buonuscita si aggiungono al compenso che ha ricevuto per questo anno di lavoro, mi sembra una cifra assolutamente spropositata. Aggiungere che questa frase, che è un professionista, che non è un semplice manager, è molto arrogante come espressione. Bisognerebbe adesso valutare, siccome noi siamo quel pezzo di sindacato che ha cercato di collegare la contrattazione, i salari alla produttività, e per lavoratori con paghe molto basse abbiamo comunque ragionato su una cultura sfidante, su migliore organizzazione del lavoro, produttività, collegando una parte del salario dei lavoratori in azienda appunto ai risultati. Ecco, io vorrei proprio vedere se i risultati che ha fatto Tim nel valore del titolo azionario, in tutte le possibilità di riorganizzazione e risanamento, sono così alti da giustificare un compenso così alto. Mi sembra che, io dico questa battuta, lo slogan del salario variabile dipendente, indipendente, che era uno slogan della sinistra ideologica sindacale, ormai valga soprattutto per alcuni top manager. Distruggono banche, aziende, o in alcuni casi fanno anche un lavoro proficuo, ma il compenso non ha nessuna correlazione con la realtà. Cattaneo dice che lui presenterà, diciamo, la relazione finale del suo operato alla prossima assemblea del CDA, e lì si vede che il margine operativo lordo, viene chiamato il margine operativo lordo di Telecom, è cresciuto da 3,6 miliardi fino a 4 miliardi, quindi, diciamo, ha avuto un risultato positivo almeno su un aspetto dei conti della Telecom, anche se il titolo effettivamente non ha guadagnato molto, perché gli investitori, ancora non si fidano pienamente dell'andamento dell'azienda. Però i risultati che gli erano affidati, lui dice, io li ho raggiunti, e quindi scatta questa sorta di premio. Ma io non voglio ritornare a quello che diceva Adriano Olivetti, che qualsiasi top dirigente non può avere che il massimo di moltiplicatore di 10 del salario minimo che c'è in quell'azienda, o di 30 volte come si diceva nelle aziende di auto americane. Dico che ci vuole una correlazione minima, e se si pensa che in una situazione in cui il paese ha sofferto, è stato in grandi difficoltà, e in tutti i gruppi, compreso nei gruppi delle telecomunicazioni, immaginare questo tipo di buone uscite mi sembra sbagliato, oltre che eticamente poco fondato. Ecco, io voglio proprio vedere, quando saranno presentati questi risultati, questa correlazione su queste grandi capacità. Qualcuno direbbe che mettere insieme la parola capitalismo e la parola etica è qualcosa che non si fa, che non si porta, come si direbbe oggi. Ma chi l'ha detto? Io credo che il sistema economico deve avere assolutamente. Non possiamo, vede, dire nella convegnistica, compresi questi top manager, tutti quanti parlano di etica, di etica, di etica.
e poi non pensare che un modello economico non sia fondato su basi etiche. Basi etiche non significa collegarsi a comportamenti religiosi, ma comportarsi secondo delle coerenze, delle correlazioni che ci devono essere rispetto a delle regole. Ecco, io continuo a pensare invece che questa crisi, se c'è un motivo forte della crisi che c'è stata, e la vicenda di Catania dimostra che ne stiamo uscendo male, è che la crisi è arrivata così forte, così dirompente sulle persone proprio perché non esistono limiti, non esistono regole. Io queste le considero le basi etiche. È chiaro che chiunque lavora per un'azienda e si impegna a fondo al massimo e vede che ci sono questo tipo di sperequazioni, credo che queste cose rischino di demotivare. Lo dico perché questi compensi sono andati spesso molto alti anche a top manager che hanno distrutto letteralmente imprese, banche, società municipalizzate, sì, non solo. Si è visto anche di questo. È anche vero, alcuni dicono, è vero che Telecom è un'azienda privata e quindi può dare gli stipendi e i premi che ritiene, però è anche vero che Telecom gestisce una rete che è un valore strategico pubblico per il paese, no? Ed è anche l'erede di un monopolio pubblico che poi con gli anni è stato comprato e venduto in modi che non sarebbe troppo lungo ricostruire. Quindi forse anche per questo ci potrebbe essere un elemento, diciamo, di freno nell'eccessiva remunerazione dei manager, perché diciamo si tratta di un'azienda che opera in un settore molto regolato, di grande interesse pubblico, che deve dare delle risposte anche alle esigenze dei cittadini in termini di connessione, no? C'è anche questo elemento qui. Ma infatti, ecco, io quando ci si fa trincerare dietro il fatto che Telecom è un'azienda privata, io insomma onestamente ne conosco altre di aziende veramente private, un'azienda che è l'ex monopolista delle TLC, che lavora su reti e su regimi spesso di concessioni, insomma sappiamo bene che dietro tutte questo tipo di aziende c'è un crogiolo di nervi, di relazioni che spesso con il mercato non hanno nulla a che vedere. Adesso è vero che Bolloré è diventato di fatto il proprietario, però questa è un'azienda che ha una storia, per cui da questo punto di vista è un'azienda che ha vissuto anche ristrutturazioni, anche impegnative. Ecco, io pensare che sia così necessario dare una buona uscita di quel tipo mi fa sorgere qualche sospetto, e per cui anche nella scelta e nella valutazione di questi top manager ci sia un po' una sorta di circolo di persone che si autovalutano un po' tra di loro. Ecco, questo, e quando si portano credenziali non tanto rispetto al lavoro che si farà, ma rispetto alle relazioni, ecco, io credo che questo ha poco a che fare col lavoro importante che comunque un top manager deve fare, e in ogni caso 30 milioni di euro di buonuscita mi sembra uno sproposito. Ecco, in un momento in cui si cerca di dare appunto un po' più di correlazione alle retribuzioni, ecco, questo è veramente, cioè, un lei dice l'operatore del call center che ci potrebbe mettere 1000 anni, certo, a mettere insieme 30 milioni potrebbe insomma avere potrebbe vedere che c'è qualcosa che non va. No, un operatore del call center finirà la vita senza Ho detto 1000 anni, infatti, 1000 anni. Qualcuno ha fatto il conto, ci vogliono 1000 anni. Ma questo è un gruppo che ha esternalizzato gran parte del suo business, ma poi uno immagina obiettivi di un piano industriale chissà quanto lungo, ma 11 mesi e si lascia un'azienda con questi contratti fortissimi. Poi vorrei capire anche quanto, perché anche la valutazione sull'operato non è così oggettiva, no? Perché poi dopo un po' si riscoprono che questi mega manager qualche. Ecco, io non voglio questo aggiungerlo in corredo a Flavio Cattaneo, sicuramente è un bravo amministratore delegato, è stato, e un manager di valore. Credo che questo sia un problema, ecco. Se vogliamo rimetterlo un po' più insieme, soprattutto su una maggiore etica della responsabilità, questo paese, ecco, mi sembra che questi non siano passi nella direzione giusta. Prendiamo due telefonate, la prima di Sergio da Pordenone, buonasera. Buonasera, buonasera, bravissimi, bravissimi. Ma in realtà quello che dovevo dire io è stato ben riassunto dall'ospite che avete in studio. Cosa avrà mai fatto questo top manager per meritarsi una buona uscita del genere? Una domanda semplice e secca.
In percentuale il beneficio che ha prodotto, vuole capire qual è la percentuale assoluta della sua buona uscita. Ha aumentato il valore lordo della compagnia di svariate centinaia di milioni, almeno così, okay, stando ai conti. Va bene, perfetto, quindi il rapporto a questo è un maggior beneficio, 36 milioni, cosa mi rappresentano? Questo voglio dire, l'1%, 2%, 10%, penso molto di più. Poi nella situazione generale del paese non mi pare una buona scelta, dai. Va bene, grazie Sergio. Sentiamo anche Raffaele da Follonica, buonasera. Buonasera a Loquenzi, all'ospite, a tutti gli ascoltatori. Velocemente, quando si parla di, perché non si parla mai di calcio, però va tirato in ballo, in quanto qui c'è una compravendita continua di calciatori, passaggi da società ad altre società. E nessuno si scandalizza, dice lei. Decine di milioni di anche euro. Questo è vero. Si scandalizza. Quindi ecco, volevo anche sentire un attimo la valutazione dell'ospite su questo tema qua. Grazie, buonasera, buona buonasera. Grazie Raffaele, anche questo insomma è un'osservazione sensata, noi siamo forse talmente calciofili che quando vediamo frullare cifre di questo genere per un giovane calciatore ci sembra che sia del tutto normale. Se le prende un manager che ha fatto un lavoro magari anche positivo per la sua azienda, gridiamo allo scandalo. Sto esagerando, però insomma il nostro ascoltatore non ci aveva tutti i torti secondo me. Ma allora rispondo alla prima domanda, io sono assolutamente d'accordo, anche perché mi è capitato da sindacalista di avere di fronte di un top manager che erano assolutamente importanti per rilanciare le imprese, che sono stati appunto quotati dentro i contratti a suon di milioni di euro. Onestamente, se posso essere sincero, ho avuto tanta delusione spesso nel vedere che c'era una reputazione molto narrata e poco reale, poco concreta. Non sto facendo una generalizzazione sui top manager, dico che il radioascoltatore ha proprio ragione, bisognerebbe valutare qual è il contributo, il valore aggiunto che questo top manager dà realmente. Andare a Luxottica, faccio un esempio non a caso, che va già benissimo e farla andare ancora bene, ma non è detto che sia così un'operazione con questo grandissimo valore aggiunto, per cui io sono sicuro che su Cattaneo si farà una valutazione profonda e vera, dal momento che mi par di capire che l'assemblea, il CDA al 60% ha dato ragione alle sue richieste contrattuali, per cui riceverà questo compenso. Per quello che riguarda il calcio sono strad'accordo, il problema della popolarità dei campioni attenua l'indignazione rispetto a compensi che sono assolutamente spropositati, e io continuo a pensare, scomoda una parola che forse ha poco a che fare col pensiero liberale, ma li considero immorali. Io insisto, il nostro sistema economico è andato in crisi proprio perché sono saltati tutti i limiti, e quando non esiste limite anche alla possibilità di verificare il valore delle cose e delle persone, compresi i top manager, il rischio è che le basi morali si erodono di un sistema economico, e senza limiti sappiamo bene che funziona anche peggio, perché non esiste nessun elemento di sostenibilità con cui fare conto. C'era un altro elemento che mi veniva in mente di sollevare, che forse in qualche modo mi scandalizza forse un po' di più della vicenda di Cattaneo, cioè l'aver letto l'altro giorno che i manager pubblici, quelli apicali come vengono chiamati, italiani, sono quelli che guadagnano di più in tutti i paesi dell'OCSE, secondi solo all'Australia. Beh, insomma, qui si tratta di stipendi pubblici, quindi la cosa è ancora più complicata. Forse mi sembra più strano, più riprovevole questo, che i nostri, diciamo, come si chiamano, li chiamano i mandarini o i grandi burocrati, guadagnino più di qualsiasi loro collega europeo, bisogna andare in Australia per trovarne uno che guadagni di più. Ma perché in realtà questo è un tema serio che abbiamo nel lavoro, la prestazione professionale diretta, cioè quando una persona è in produzione, è abbastanza semplice da misurare, purtroppo si misura male anche quella. La prestazione indiretta, per cui anche di questi ruoli apicali dirigenziali, se siamo capaci di sgombrare da ogni tipo di auto-rating che troppo spesso si fa nella pubblica amministrazione e in questi grandi gruppi industriali o delle TLC,
è molto complicata. E allora, però, il tema non può essere: ah, io voglio un contratto da 30 milioni di buona uscita, di 1,2 milioni di compenso, e però non verifico quelli che sono in modo stringente i parametri che devo centrare, perché i parametri del piano industriale 2016-2018 di TIM sono, insomma, parametri un po' così. Bisogna vedere il contributo reale che si è portati all'azienda e rispetto alla direzione che già l'azienda aveva o meno, ecco, altrimenti veramente siamo a uno sproposito. Certo. Marco Bentivogli, la ringrazio molto per essere stato a Zapping, la saluto, grazie.